Daniela Margiotta, lei qui in piazza a manifestare contro tanti punti sulla scuola, quale le dà più fastidio, maggiore rabbia? Il fatto che ci sia una chiusura totale dell'ascolto di chi la scuola la vive e la fa ogni giorno, e il fatto che la scuola non sia al centro delle politiche di investimento di questo governo. Infatti noi qui non siamo a manifestare solo per la categoria, ma anche per i nostri alunni che non possono farlo. Ma chiusura in che cosa? Quale punto in particolare? Si parla tanto di inclusione, di obblighi extracontrattuali, di corsicini di 25 ore, però poi non si fanno le cose veramente necessarie, come quelle di ridurre il numero di alunni per classe. Noi insegnanti, se vogliamo veramente fare inclusione, personalizzare la didattica, abbiamo bisogno di avere un numero congruo di alunni per classe. Non è possibile personalizzare con 30 alunni per classe, quindi noi vogliamo più risposte concrete, e le risposte i nostri sindacati le stanno suggerendo, e meno chiacchiere e meno burocrazia, perché vogliamo poter dare quello che meritano i nostri alunni. Meno chiacchiere, però mai così tanto si è parlato di scuola, perché rimanete così inascoltati? Perché forse chi va al governo pensa di sapere senza ascoltare la pluralità delle voci di chi la scuola la vive. E se non si riesce ad uscire da questa prospettiva di isolamento di chi decide, le decisioni non saranno mai corrette per la categoria e per i nostri alunni. In tanti ministri nessuno è mai riuscito a risolvere i problemi della scuola, perché? Piano, quando si arriva all'ascolto, e purtroppo siamo costretti molto spesso a scioperare per farci ascoltare, poi alcune cose si risolvono, però la maggior parte delle cose che si risolvono solo per la buona volontà degli operatori scolastici, non di chi è deputato a fare le leggi.